Nell'ambito del Salone delle Tecnologie in corso di svolgimento presso la Fiera di Genova, giovedì 17 novembre si è svolta la conferenza Eminent, evento promosso dal consorzio interministeriale European Schoolnet. Di notevole interesse l'intervento introduttivo di Emanuele Fidora, direttore generale dell'Ufficio Sistemi Informativi del Ministero dell'Istruzione, al quale poi abbiamo rivolto alcune domande sugli snodi della sua relazione. Piano Nazionale Digitale Scuola, perché è così importante? Beh, perché rappresenta ormai da 3 anni l'innovazione nella scuola italiana, rappresenta l'introduzione di metodologie, non solo di infrastrutture tecnologiche, ma anche di metodologie didattiche nuove che permettano agli studenti e ai docenti di utilizzare le nuove tecnologie in termini collaborativi e cooperativi all'interno e all'esterno della scuola. L'editoria digitale ha parlato anche di un bando, è rivolto a chi? Io ho parlato di un bando specifico che il Ministero sta portando avanti per facilitare le imprese di editoria digitale scolastica a produrre dei prototipi innovativi, veramente innovativi, che non si limitino al passaggio dal cartaceo al digitale, ma che permettano agli studenti di lavorare in un ambiente interattivo, simulativo, di videogiochi e di interrelazioni. I lavori di European Schoolnet sono stati poi aperti da Rina Vuoricari, che si è soffermata sul progetto Acer One to One. Being the motivation, so this is the psychological factor. Another big impact, what we were looking at was actually the school atmosphere and the communication patterns. So communication patterns could be Di notevole interesse la relazione di Leonardo Tosi dell'ANSAS di Firenze, già noto a molti operatori scolastici pugliesi. Non si è sottratto alle domande di Educational Web TV. Pedagogia one to one. Questo termine viene utilizzato oggi per rappresentare una situazione di apprendimento in cui one device for one student, diciamo così, quindi un dispositivo digitale per uno studente. Il setting ideale in classe è una lavagna interattiva a disposizione del docente, ogni ragazzo ha il suo netbook, diciamo così, e questi dispositivi sono collegati in rete, quindi magari con un software che permette al docente di far lavorare i ragazzi sul proprio computer e poi visualizzare sulla lavagna di volta in volta il lavoro dei ragazzi. Abbiamo a disposizione in Italia, l'abbiamo verificato con i nostri monitoraggi e con le nostre azioni di osservazione, un patrimonio di docenti molto sostanzioso. Questi docenti sicuramente li utilizzeremo come volano per diffondere competenze nuove, utilizzi nuovi innovativi delle tecnologie, e li coinvolgeremo come un patrimonio nostro dell'agenzia, ma anche del sistema scolastico nella sua interezza. I prossimi step, ossia le prospettive, sono state tratte da Bruce Dixon, che si è soprattutto soffermato sui nuovi spazi di apprendimento dentro e fuori la scuola. I'll do my best to ensure that I don't talk at my regular rapid Australian pace. And two, you'll notice that to quote part of Leonardo's presentation, the modern, and he said, Italian teacher. La conferenza, insomma, è stata una grande occasione di scambio e approfondimento sui processi innovativi che in tutta Europa mirano alla modifica degli ambienti di apprendimento.